Buona ragazzi, ciao a tutti, Renick raga, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa agro sul rice. Come sempre inizio il gameplay ricordandovi brevemente che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. In descrizione trovate anche i miei canali social, in descrizione trovate anche un link che vi permette di preordinare il prossimo Farming 25, e poi come sempre, se non siete iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e magari anche a lasciare un bel mi piace. Allora, dunque raga, ovviamente vi ringrazio per i commenti che mi avete lasciato nello scorso video. Allora, mi avete detto che il bug della telecamera che si bugga, insomma, quel bug lì, mi avete detto, può capitare quando si compra la motosega. Non mi era mai capitato prima. Vabbè. Poi niente, mi avete anche detto che un cassone da carico ce l'avevamo già, ma io non l'ho visto. Mo ci diamo un'occhiata, perché vediamo. E poi mi avete anche detto, Nick, come mai stai trebbiando a febbraio? Beh, non è che decido io di trebbiare, cioè, siamo in Brasile, ci avranno altri, voglio dire, periodi per fare le cose, non lo so, capito? Cioè, non è che ho modificato le stagioni in questa mappa sono così, perché evidentemente in Brasile, non lo so, farà caldo prima, non lo so, cioè non ci sono mai stato, quindi, però ovviamente se sto a lavorare a febbraio vuol dire che si fa a febbraio. Ora difatti ci andiamo a dare un'occhiata, perché effettivamente è una cosa curiosa, no? Allora ci mettiamo l'operaio, anzi andiamo un attimo a prendere questo e vediamo, aspettate, dunque ecco qua. Sì, decisamente tutto diverso. Completamente, il frumento si semina tra gennaio, febbraio, marzo, aprile, si raccoglie tra giugno, luglio, agosto, settembre, cioè è completamente tutto diverso qui. È tutto non lo so, cioè per me è una novità completa. Il riso, che poi il bello è che la volta scorsa ci ho guardato in questa sezione, però non ci ho fatto caso. Stavo solo guardando i prodotti la volta scorsa. Ora effettivamente guardando bene è tutto diverso, cioè i periodi di semina e raccolta sono completamente diversi, vabbè. Comunque sono diversi. E difatti in questo periodo io tipo potrei seminare frumento, girasoli, sorgo, i pioppi, i fagioli e così via. Diciamo che probabilmente, così come è combinato, possiamo probabilmente seminare forse anche due volte all'anno, Se è così, forse sì, non lo so. Vabbè, intanto comunque, come vedete, è diverso in questa mappa, completamente tutto diverso, ma sicuramente è fatto apposta, no? È fatta apposta. Ah sì, è vero, là sotto è vero, l'avevo visto, vero, il cassone da carico, è vero, là è. Adesso me ne sono pure ricordato che nel primo episodio ci sono pure passato davanti, cioè l'ho visto, però poi me ne sono dimenticato. E pazienza, raga, non c'ho una memoria di ferro. Allora, aspetta un attimo, zio, che sei pieno a 94. Poi mi avete detto anche qualcos'altro riguardo agli animali, però non ho ben capito. Forse dov'è l'ingresso del recinto, ma... Ah, ma qui ci avevo fatto il percorso col course play. Vabbè, uguale, tanto. Tanto ormai basta che gli faccio fare avanti e indietro. Ok. Allora. Di sicuro sto riso porta via un botto di tempo, eh? Sicuramente. Cioè, ancora qui... Forse che addirittura con il riso conviene avere tipo due trebbie. Può essere, eh? Forse con due trebbie... Dipende quanto costa una trebbia, perché se non è cara quasi quasi veramente ne piglio un'altra, eh? Cioè, perché effettivamente, raga... Direte, Nick, compra un'altra trebbia più grande, bla bla bla. No,
Perché la trebbia deve essere adatta e le trebbie normali lo fanno il riso. Forse lo fanno tutte. Ma forse lo fanno tutte il riso. Almeno il simbolo c'è. Allora. Beh, però certo che costano care queste, ah. 75.000 la nuova. Che poi, vabbè, 4.009. No, beh, molto meglio questa qui. 70.000 euro, 8.500 di capacità e tanta roba. Comunque il discorso è la lama. Ah, ma tutto, a tutto va bene. Ah, che diamine. È che stiamo a lavorare con sta ciofeca noi. Ma va? Seriamente? E cambiamo lama qua. Ma fammi capire, va. Ma scusami, ma praticamente sto lavorando con una lama schifosa, lavora a 6 km orari, queste lavorano a 10. Hai capito? E basta cambiare lama, no? Metto una lama. Ma già solo cambiare lama vale la pena. Allora, aspettiamo di arrivare fino in fondo. Allora, il riso praticamente è questo. Ok, la lama attuale è larga 6 metri. Ok. Perché la devo prendere simile, altrimenti poi il tubo non è abbastanza lungo, 6 metri. Questa è 5 metri. Ecco, questa è perfetta, 6 metri ma 10 km orari. È quasi come lavorare al doppio. Potrebbe chiedere 7 mesi, sì, 7 mesi, sì, 7 metri e mezzo. Meglio questa che si abbina bene con la trebbia. Di sicuro, raga, la trebbia non vale la pena toglierla. La trebbia non la togliamo. Cioè, non compro trebbia. Ah, potrei comprare. Anzi, forse mi conviene comprare la trebbia. Però cambiare la lama. Cioè, la lama. Cioè, non lo so, raga. Sta lama. Cioè, questa lama non capisco il motivo perché la devo tenere. Cioè. Ok. Allora, una cosa alla volta. Una cosa alla volta. Io penso che a prendere comunque un'altra trebbia schifo non fa, perché comunque le trebbie lavorano anche altro. Non è che questa trebbia è dedicata solo al riso. Avere due trebbie è buono perché i cambi sono grandi. Quindi non lo so, va, penso, per spendere poco all'inizio con 70.000 euro ne prendo un'altra di questa. Ora il discorso è più che altro, ma ce l'abbiamo un carrellino prima che compro anche quello? Perché come me la porto sta lama in negozio io? Allora, oggetti posseduti. Quindi abbiamo due cassoni da carico. Ok, questo è usato. Eh sì, dovrei. Non mi ricordo quando l'ho pagato questo. Non me lo ricordo. Posso rivenderlo, raga. Questo qua lo posso rivendere. Non lo so, vabbè, fretta non ne ho. Ormai l'ho preso, buona. Pazienza. Vabbè, non è che mi è costato tanto. Allora, carica balle. È che non c'è un carrellino. Non c'è il carrellino per la lama? Ok, la lama che abbiamo è questa, combinazione. Ah, ok, vabbè, 1000 euro, compra. Allora, quindi andiamo a pigliare la lama. Per forza. No, però carrellino 2 ne voglio. Perché voglio prendere un'altra trebbia. Perché qual è l'altro? Noi abbiamo un altro terreno. Che ci sta nell'altro terreno che non mi ricordo? Cosa ci sta nell'altro terreno, raga? Che chi so ricordo, aspetta. Ah, è il terreno questo qua sotto. Che cos'è? Ma dov'è? Ah, questo mais. Mais. Che è da fertilizzare pure, oh. Va bene. Ok, allora ci abbiamo mais. Vabbè, la trebbia. Ah, accidenti, è vero che per il mais ci vuole sempre un'altra lama. E vabbè, in caso si noleggia. Una ce l'abbiamo. Una ce l'abbiamo. Piccola, ma c'è. D'altronde la trebbia è piccola. E allora, una lama ce l'abbiamo. In caso se ne prende un'altra a noleggio quando arriva il momento. Che devo fare? Non lo so. Però questa trebbia secondo me è buona tenersela perché costa poco e c'ha una grande capacità di 8.500. Cioè, non mi cioè, per arrivare a 8.500 devo spendere se no. Che è questa di fatti? È questa, è certo.
La 4090, difatti di base costa 130.000. Se no, poi per avere di meglio bisognerebbe puntare a questa. Cioè, ma qua cominciamo a sparare soldi. Cioè, io non lo so, non mi va. No, non mi conviene indebitarmi per la trebbia. Soprattutto visto che a me ne servirebbero due. Allora, combinazione di base, lui usa di fatti la lama da 6 metri. Di base, difatti, proprio usa la lama da 6 metri. Va bene, e quindi. Beh, comunque io quella trebbia la voglio prendere. Spegni il motore. Allora, sto un attimo a riflettere, che non sto a capire che devo fare. No, stavo riflettendo se mi. Se mi conviene. Non lo so se mi conviene vendere sto cassone da carico, ma non penso che lo possa agganciare qua. Lo volevo spostare nella zona di vendita, ma ovviamente col pick up non lo posso fare. Va bene, allora facciamo sto debito, amonin. Allora sono. Beh, però non mi costa troppi soldi. Però la seconda trebbia è buona, considerando anche che abbiamo terreni grossi. Quindi ne prendo un altro di questa. Colore principale va bene, marca gomme, boh, che ne so io. Non lo so. Ma sì, standard, dai. Compra. Allora, e qui mo un altro carrellino. No, 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 uno me basta, uno c'è basta, facciamo andare indietro per ora. Allora, dunque, adesso questa lame è da 3 metri e 4. Perché mi vuole far usare? Perché mi fa usare lame così piccole e poi? Ma questa lama poi la vendiamo 3 metri e 4. E per quale motivo? Allora, piuttosto adesso la lama, un'altra, anzi due, più che un'altra, perché ne voglio pigliare due buone. Ecco, appunto, torniamo un attimo nell'altra trebbia. Apriamo il tubo. Se piglio 7 metri e me. Ma qua mi sa che 7. Oh, voglia! Ma sì, 7 metri e mezzo la posso pigliare a occhi chiusi. Penso che se. Però ci sta poi nel carrellino che ho preso. Vabbè che l'ho pagato 1.000 euro. Comunque. Vabbè, comunque la lama la voglio da 7 e mezzo. Caspita, almeno andiamo. Sì, andiamo un po' più su qualcosa di un pochino più grande. 45.000 euro costa. Facci tu. Sì. Ok. Certo, ma quel carrellino, guarda dove sta pure. Allora, ragazzi, secondo me. Beh, diciamo, in genere non ho speso troppo. Perché 70.000 euro di trebbia non è una spesa gigantesca. Mo' il problema è da vedere se la lama ci va, perché giustamente il carrellino è per la lama da 6 metri, io l'ho presa da 7 e mezzo. E lo so che c'è il camion, ma non mi conviene mica caricare sul camion la trebbia, non c'è motivo. E poi la lama chi la porta? Mi sa che devo cambiare carrellino, che è questo qua. Se magari ci stava pure bene. Ovviamente ho fatto più danni che altro. Madonna mia, vabbè, ho capito, ma non ne faccio una buona io. Via, vattene a fanciulo. Avanti. Allora, oggetti posseduti. Qual è quella? Questa? Combinazioni? Vabbè, via a noleggio, va. Che qua i soldi se ne vanno, che è un piacere. Senti, mi ha rotto le balle quel coso. Ma buttiamolo, va. Oggetti posseduti. Senti, le avete davanti, va. Mi ha rotto le palpebre. Vabbè, sto a buttare un po' di soldi, ma porca miseria. Mi trovo sempre scomodo. Non lo so, spero che non l'ho pagato troppi soldi. Spero che non ci ho perso troppi soldi, guarda. Dimmi che ci vai, va.
Allora, se non la perdo per strada perché è pure storta, eh. Ma non, 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 niente, non si possono manco legare, il bello è quello. Non si può neanche legare. Allora, già qui dovrebbe andar bene perché questo è un mio terreno. Ce la famo? Dispiega. E quell'altro è sempre mio, eh. Il terreno a mais. Oh, e mo che? Non si ragiona così, raga. Te, abbiamo ancora spazio molto sufficiente per scaricare. Ovviamente dovevo lasciare spazio per scaricare. E in teoria dovrebbe lavorare bene. Oh, vedi, 10 km orari e tutto un altro paio di maniche. Allora, dal punto d'inizio vai. Ma che fa? Oh, non me trollare, eh. E mo perché scivola? Non mi dire che il motivo di quella lama era questo. Sì, però poi ha ammesso che tutte le lame possono fare questo lavoro. Sì, però vabbè, ma io non capisco, raga, ma perché devo pigliare sempre problemi? Non capisco, una lama è come le altre, perché deve darmi problemi? Perché? Ora sto andando in farm sperando che c'è il coso lì per fare le riparazioni, perché provo a cambiare gomme. Perché dico, cavolo, una lama come tutte le altre, perché mi deve dare sti problemi, mo? Ok, la trebbia è moddata, giustamente. La trebbia è moddata. Però pareva uguale alle altre. Cioè, pareva ugualissima a quell'altra. Questa, e poi dico, boh, vabbè. Magari forse è per quello che c'è. Forse la differenza è proprio... non lo so. Però, appunto, io ho preso quella adatta, in teoria. Sono spiaccicate uguali. Aspetta, 9 e 4. Cambia il peso. Questa è più pesante, questa è più leggera. Boh. È il fatto che... boh. Allora, configura pneumatici larghi, doppie ruote, oppure... pigliamo questo. Forse dove... ecco, già che si solleva davanti, forse è buono, eh. Forse che si solleva davanti potrebbe aiutarmi. Se non è questo... mo magari... perché magari si tiene un pochino più sollevata. Cioè, però, quelle ruote lì... sembrano diverse, non lo so. Ma tutte a me devono capitare. Ma qua si passa? Sto carrellino non mi piace tanto, eh. Vabbè, una botta, due botte gliele do. Allora, l'ho praticamente messo dentro. Speriamo che ci ho azzeccato, perché raga, se no sono disperato io qua. Cioè, io non lo so, se no c'ho mal di testa, devo andare a cambiare la lama. Cioè, ma io dico, ma uno può far così? Io poi dite, Nick si lamenta troppo magari, però perché però mi va tutto storto. Cioè, io non lo so. Boh. A me pare il minimo che quando uno crea una mappa, un qualcosa, insomma, più o meno le cose le devi provare in modo che funziona tutto bene, no? Ma poi arriva invece e dici, caspita, questa lama non va bene, questa non va bene. E che io non posso fare upgrade, non posso fare niente. Allora, veniamo un mo' dal punto più vicino. E perché non c'è? Ma che ho cancellato il percorso? L'ho fatto? Ah, sono proprio così esaurito che l'ho cancellato. Larghezza di lavoro 8,2 metri. Da quando 8,2 metri? Scusa. 8,2 metri. Ma se la lama è più piccola.
Ma no, ma non è da 8 metri e 2. No, no. Ma che mi sta picchiando per i fondelli? La lama è da 7,5. Che c'entra 8 metri e 2? Ma io proprio non lo so. Boh. Allora, punto d'inizio, vai. Ma vediamo mo se è la volta buona. E per ora pare che va. 10 km orari fissi. Speriamo, speriamo che non comincia ad impennarsi tipo motorino. Per ora pare che va, speriamo. Speriamo proprio, va. Però io mi esaurisco. Allora, e tipo io difatti qui non lo so che gomme monta, però vabbè, questa lama è sempre un'altra lama. Comunque, che devo fare, raga? Boh, vabbè, andiamo. Devo andare in negozio che devo, penso, vendere questa lama. Oppure la vogliamo tenere da parte per sicurezza? Non lo so. Caspiteria, non lo so, sinceramente. Ma penso che la vendo, ma che caspita ne so. C'ho quel dubbio che poi dico, vada, va a finire che la vendo, poi me la devo andare a ricomprare. Per il riso? Ma non è possibile, però. Deve essere un problema della trebbia. Perché sennò quando uno c'ha frumento, quella lama è sempre stata la lama più ovvia e naturale, no? Quella è sempre stata la lama più ovvia e naturale. O magari uno può dire, vabbè, Nick, ma però tu dovevi pigliare quella da 6 metri, quella da 7,5. Però in genere, di solito, quante volte ho preso una lama un punto più grande, non ho mai avuto problemi. Anzi, certe volte abbiamo preso lame pure più grosse. E si lavorava comunque. Cioè, boh, vabbè. Mi lamento troppo, vero? Pazienza, che io voglio fare le cose fatte bene, almeno in teoria. Comunque, mettiamo sta lametta qua. Beh, intanto andiamo a vedere, ma comunque mi pare che per ora con le gomme nuove sta lavorando bene. Beh, direi che con le gomme nuove sta lavorando meglio. Meno male. Meno male che forse con le gomme nuove abbiamo risolto. Spero, ah. Cioè, finché non finisco di lavorare questo terreno, possiamo sempre avere un po' il dubbio. Comunque, pare. Per ora pare che sta andando bene, quindi penso che forse... Speriamo. Va bene, andiamo in negozio. Facciamo questo cambio. Ma ci vuole, raga. Intanto lo devo farlo. Se non lo faccio, come va a finire? Va a finire che poi per finire questi terreni con una trebbia sola ci vuole un'eternità. Ma con due trebbie e due lame decenti, se funzionano, beh, si fa molto prima. Soprattutto considerando che la partita ci dà proprio due terreni belli grossi. La partita ci dà due terreni belli grandi, quindi se non pigli due trebbie non finisci più. Anzi, capace che pigliando un altro terreno neanche ci bastano due trebbie. Va bene, comunque sia, va. Intanto, è passata una mezz'oretta. È passata mezz'ora solo con fare il cambio della lama. Porca miseria. Wow. Incredibile davvero. Il tempo proprio vola, 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 vola. Intanto qua dietro ho combinato la fila io. Sorpassate, che ve devo dire? Azzardatevi. Io vado a pigliare l'ultima lametta. Intanto oggi non ho proprio chiamato Bianca, poveraccia. La mia assistente virtuale robotica. Vediamo un po' se è viva. Ciao Bianca, come va? Oggi proprio mischina, non l'ho chiamata manco mezza volta. Ciao zio Nike. Uè. Sto bene, grazie. Sono pronta ad aiutarti nel tuo gioco di Farming Simulator 22. Come posso aiutarti oggi? Allora, per chi non lo sapesse, è un'intelligenza artificiale. Nel caso.
Beh, mi puoi dire se per caso gli animali hanno bisogno di cibo? In teoria no, c'ho poco e niente, ma sai com'è. Sì, Onicche, tutto bene con gli animali. Il cibo non manca, quindi non devi preoccuparti di loro per ora. Ok. Le produzioni, le mie fabbriche, come vanno? Zio Nick, le produzioni vanno bene. Hai diverse merci in magazzino, come uova, latte, liquami, reishi, husked rice e packet of charcoal. Però non è il momento migliore per venderle, tranne forse l'husked rice, che potresti vendere al warehouse for grain sales per un profitto di 27.953 euro. Di già? Abbiamo già prodotto quella specie di riso là, che caspita ne so. A proposito, Bianca, visto che è in inglese il nome di quel prodotto, me lo traduci in italiano perché non ho capito che cos'è? Scusa, zio Nike? Il husked rice è il riso sgranato in italiano. È uno dei tuoi prodotti più preziosi in questo momento. Riso sgranato? Ma che caspita è il riso sgranato? Non l'ho mai sentita. Non ho mai sentito il riso sgranato. Va bene. Riso sgranato. Almeno mo sappiamo, ragazzi, che abbiamo il riso sgranato. Vabbè. Andiamo a scaricare la trebbia. Riso sgranato. E andando un pochettino devo liberare sta povera trebbia, che qua siamo ancora pieni noi. No, volevo che te ne stavi fermo, pezzi cunnuto. Non mi fare fare questa manovra ad alta pericolosità. E poi col volante, pericolo costante. Vabbè, ho fatto il pieno, buono. Mazza, c'ha un angolo di sterzata proprio. Andava scaricato, dobbiamo fare questo riso sgranato. Ah già, qui ancora c'è ovviamente da proseguire. Il problema è che la trebbia ce l'abbiamo in negozio, che dobbiamo fare il cambio lama. C'è ancora da raccogliere, non lo so se è paglio o fieno, che cos'è, non lo so. Qui per terra. Oh, bello quell'albero rosa lì. Ok, mentre che questo scarica, allora io cerco di capire se questa lama si può vendere e dove si vende. Allora, vendi la lama, perfetto. Allora, la lama, quella da... Qual è questa? 7,5? Sì, perché una ce l'abbiamo. Allora, compra. Ora, prima di andare via, però, facciamo la modifica a lui, perché ho la sensazione... Difatti, vedi? Ok, facciamo pure qua sta cosa. Perché difatti non c'aveva la cosa... Non c'aveva il... Beh, ci siamo capiti, no? Cioè, le gomme c'era quelle che montava pure quell'altro. Perfetto. Wow, ma che bello il buco qua, il buco della trebbia. Bella, bella sta trebbia, 4090, tipo a scheda video, bella, bella. Oh, speriamo che ho azzeccato tutto. Ci ho dovuto mettere pure le gomme buone. Ecco, quello è già pieno un'altra volta. Porca zozza.
E tu sarai pure pieno. Andiamo. Guarda dove sta là sotto. Ai 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 ai, arrivo. Però comunque sta lavorando bene, dai. A questo punto direi che le gomme vanno bene. Cioè, adesso abbiamo risolto, perché sta lavorando, è arrivato fino a lì. Abbiamo risolto il mega problema. È arrivata fino a qua, quindi vuol dire che sta andando bene. Altrimenti a quest'ora eravamo a vedere schifezze in giro, no? Avanti. Torniamo indietro, finalmente. Dunque, un po' di soldi ora li posso dare alla banca. Ci abbiamo 100 e qualcosa mila euro di debito, però va bene. Non è un grosso debito. Però abbiamo una lama. Insomma, abbiamo speso più o meno 100.000 euro per la trebbia. Beh, abbiamo anche preso due lame. Abbiamo preso due lame alla fine e una trebbia. Quindi va bene. In teoria ho speso 140.000 euro. Più o meno. 150. Però ho speso meno di comprare una trebbia più grossa. Oh, finalmente. Tutte e due le trebbie ce le abbiamo. E due lame nuove. Oh, caspita il carrellino, va bene, tutto a posto. Finalmente, perfetto. E le gomme, problemi non me ne stanno a dare. Cioè, la lama non mi dà problemi. Posso girare. Ottimo, raga, ottimo. Meno male che abbiamo risolto con le gomme. Se no ero consumato. Meno male, grazie a queste gomme. Non so se sto a fare la paglia. Sì, pare di sì. Ottimo, raga, meno male, così possiamo lavorare bene. Meno male che con le gomme abbiamo risolto. Ok, allora purtroppo qua il tempo è stravolato. Direi che vado a concludere il gameplay, non c'è scelta. Va bene, allora, quindi oggi abbiamo comprato un'altra trebbia. Magari a qualcuno non piace il fatto che è uguale a quell'altra, però non posso spendere troppi soldi, sennò poi non possiamo comprare altre cose. Abbiamo aggiornato le lame e va bene così. Però almeno adesso e poi soprattutto va veloce questa lama, va a 10, non va a 6. Quindi adesso finire questi terreni diventa più semplice. Va bene, quindi ragazzi, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Vi ricordo, in descrizione trovate link per comprare questo gioco scontato e link per preordinare Farming 25 se può interessarvi. Ci si becca dunque, ragazzi, ciao, alla prossima!